Run. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi ragazzi mi vedete in versione Vegeta, perché tra poco inizierà anche il raduno di Dragon Ball da me organizzato, che vi farò vedere qualcosina più tardi. Ma ora ragazzi andiamo a rompere le palle ad alcuni cosplayer, ma non prima che vi siete iscritti al canale ragazzi, attivate la campanella, mettetela, commentate e fate tutto quello che dovete fare sempre. Quindi ragazzi dai di iscrivervi a sto cazzo del canale. Vabbè ragazzi, quindi mo andiamo a rompe palle ai primi cosplayer che vedo qua in giro. Io qua in giro dietro di me vedo già che ci sono tipo degli zombie di Resident Evil. Vedo, fammi preparare l'onda energetica, sennò queste me se magnano. E quelli zombie di Resident Evil, non so se riusciranno a rispondermi. Come te chiami, zi? Noemi. Tu invece? Silvia. E loro sono state azzannate dai zombie, giusto? Voi azzannate agli zombie. Sì. Quanti ne avete azzannati oggi, raga? Troppi pochi. Ridimelo tra un po'. Tra un po' ne fai altri, sì. Mi fai vedere sto cortellaccio, zi. Maro, questo è proprio insanguinato potente, raga. Non fate vedere, sennò YouTube mi blocca il video, mi blocca, raga. Senti, ma da sole state? Ci stanno altri zombie oggi, raga? Secondo me bastiamo avanziamo, raga. Quindi mo andate, fate così, famo. Andate a quello là e azzannatelo, dai! Chi è questo? Il grande puffo rosso? No. Ma come ti permetti? No, chi sei tu? Com'è il tuo personaggio, zi? Io sono Yoda. Yoda? Me lo ricordavo diverso, Yoda. No. Yoda, che è il cugino di Yoda. Sì. Ok, tu invece questa qua se crede di scappare, Joker. Joker, tu invece chi sei? Sei Jokera. Jokera, certo. Jokera. E che perché sto personaggio? Perché io sono tutta matta. Sei tutta com'è la canzone dei Joker? C'è una canzone dei Joker, sì? Non c'è una. Che fa con sto bastone? Com'è che fa? E invece qua c'è sta il questo è il nono, questo è il nono di Heidi, giusto? Nono di Heidi, sì, sono sempre io. È il nono di Heidi. Come si chiama il tuo personaggio? Toki. Toki. Di quale? Di Ken il guerriero. Di Ken il guerriero. Me fai una mossa, sì, fammi una mossa. Fammi una mossa. Me coglioni. E mo ragazzi, mo sono visto, stiamo a fare l'intervista, mo distruggo il mondo, che famo la cosa strana così. Vieni. Tatte ferma, aspetta un attimo. Ci abbiamo. Distruggiamo il mondo. Io faccio intervista a te, tu fai intervista a me, si distrugge l'universo, si distrugge. Secondo me sì, perché comunque insomma con te per forza si distrugge l'universo. Se, ma perché le belve? Mo devi dirci. Allora, le belve perché? Perché prima ero iena del web. In realtà prima ero. Facevo parte delle iene quelle vere. T'hanno chiesto i diritti d'autore, Poi parlando con Enrico Lucci mi ha detto: perché non cambi nome, metti il nome di un'altra belva. Io lì ho detto belva del web, lui mi ha detto metti le belve del web, perché così comprende pure il tuo staff. E da lì sono nate le belve del web. Minchia. Una via divisa. Minchia, sì, che cosa sei andata a inventare proprio? Sì, e praticamente niente, io vengo qui a Romix e alle varie fiere come Novegro, come Luca Comics, insomma, per far divertire le persone facendo delle domande strane, tipo che ne so, che cos'è uno stronzio, come si chiamano gli abitanti di Tre Palle, capito, le dimensioni contano, insomma, tutte queste domande qui. E quanto contano? 1, 2, 3, 4. Dipende. Oppure la tua posizione preferita, capito? C'è chi mi dice. Incrociata, bravo, così diciamo. E quello è il divertimento. È per te, anche per testare il quoziente intellettivo dei vari cosplayer. Esatto. Noi dobbiamo sapere questi cosplayer se nella vita reale.
che fanno o che non fanno, se fanno magari quando i rapinatori fanno, che ne so, capito? E te invece? Io invece vado a rompicoglioni, cioè vado ai cosplay, dico, ma tu chi sei? E dico, tipo, lui per esempio, lui è il bambolotto Ken, giusto? Ma un po', certo. Allora, un po' come me le prime volte, perché, un po' come me le prime volte, perché io le prime volte andavo da lui e dicevo, ma pure il martedì questa ti vesti così? Questa ha fatto tre giri intorno, sì, talmente ce l'ha a lungo. Pure, ma Tommaso, ti ha visto quando sei uscito da casa? Tu fai con la coda, io lo faccio. E tu lo fai, esatto, esatto. Oppure in metropolitana, giri così o no, io volo, capito? Vola direttamente, capito, tutte queste domande qua. Vabbè, senti, fammi una domanda, dai, digli la domanda che stavo, fammi a me, dimmi che gli stava di, che gli stava di, sentiamo. Allora, vediamo un po'. Che colore era il cavallo bianco dei Garibaldi? Grigio. Vedi? È perfetto, la domanda è la bella. Dai, allora se fammi vedere questo, le belle vedere, sai, mo così vado proprio a due a due. Ma dovresti farlo anche tu con il ci penso. E qua c'è sta pure Junior, c'è Shrek. Sì. Cioè, perché sto personaggio di Shrek? Ma così. Così. Quanto tempo ci hai messo a truccarte però? Un'ora e mezza. Due e mezza. Mo coca. Ma non te fa freddo questo? Tutto nudo. Io sento pure caldo. Senti pure caldo. Però vedo tutta la tuta strappata. Com'è che da qua ci sta? Fa un giochetto così. E piru 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 piru. Come te chiami? Personaggio Rosaria. Tutte e due. Tu Rosaria. Rosaria. E il personaggio? È Rosaria il personaggio. Io Leonora. Ah, ok. Tu invece come te chiami? Io Lisa. Lisa è il personaggio. Sì. E tu? Jessica. Jessica Rabbit, no. No. Il prossimo cosplay ci sta, sinceramente. Ci può sta, ci può sta. Sì, le basi ci stanno, le basi ci stanno. Senti, sti dolci li avete fatti voi, raga? No. Come? La gelatina sì. La gelatina sì, adesso è uva fresca, se può mangiare, raga. No, queste sono, se vuoi. Non le puoi queste staccare? Non le posso staccare, invece sti dolcetti. No, mi spiace, sono qui. No, sì, che brutta cosa, che brutta cosa. Senti, perché avete scelto sti personaggi? Perché giochiamo a Genshin e sono i nostri preferiti. Quindi fammi capire un attimo, il tuo personaggio va agli avversari e gli lancia le cose da mangiare e le ammazza. Sarebbe un'idea. Sarebbe un'idea. Questa è una versione alternativa. Programmatori di Genshin Impact, fate che va in giro col vassoio e gli lancia una nuova skin per Rosaria. C'è posta, no? C'è posta. Invece Lisa, io ci gioco ogni tanto, i miei gameplay ci stanno su Lisa di Genshin, non è, è un po' una ciofeca sinceramente. No, non c'ho. E poi gli attacchi non sono tanto potenti di Genshin, di Lisa. Dipende come la livelli. A livello di merda, cioè a livello di... Senti, qual è? Dammi un dolcetto, dammi più un dolce, questo qua, a cuoricino, raga. Chi è, raga, avete sti pigiamoni, raga? Chi siete? I PG Mask? Chi siete? Quasi, i personaggi di LOL. Di LOL? Di League of... Fa vedere tu che personaggio sei, Osqua, no? Io Ezreal. Ezreal, tu invece? Io sono Lulu. Lulu, così dai. Sarebbe un personaggio femminile. Lulu, che corino, che corino, Lulu! E tu invece? Sono Soraka, io. Tu sei l'unicorno, tu sei un unicorno. Sì, sì. Ok, perché avete scelto sti personaggi, raga? Perché sono comodi, perché sono dei personaggi che ci piacciono, di un gioco che ci piace e... Così. Giochiamo a LOL tutto il giorno. Giocate a LOL tutto il gioco con questi personaggi che avete oggi indossato, no, giusto? No. Cioè tipo lui gioca a questo personaggio qua. Ah, quindi avete fatto una cosa di scambisti, diciamo. Certo. Una cosa di scambio. Aperti. Siete aperti, cioè l'importante è essere aperti. Certo. Giusto. Senti, fatemi una mossa del vostro personaggio. Ce l'ha una mossa del vostro personaggio? Fammela tu prima, Namo. Fa vedere la mossa del tuo personaggio. Voglia vedere. Ora non lo può far vedere il bastone, diciamo. Fagli vedere. Com'è che fa? Non so, posso fare gigantifica. Sono già un po' gigantificato. Ok, ma... e si gigantifica. Sì, diciamo. Tu invece, com'è che fai il tuo personaggio? Col guanto, combatte col guanto praticamente. E spara tipo frecce di luce.
Sì, e non ce l'ho il guanto. Non ce l'ha. Perso. È perso il guanto, raga, mannaggia. Tu invece col. Quello che fai col bastone? Perché io do la vita. Tu le invece di ammazzare le fa rinascere. Gli alleati ovviamente. Agli alleati, ho capito. Senti, dammi sto bastone. Che io ogni tanto mi sento un po' acciaccato, almeno con sto bastone. Mi ripio la vita, mi ripio. Però. Tu come te chiami? Andrea. E il tuo personaggio invece come si chiama? Ningguang. Come? Ningguang. Ningguang, perché c'è questo personaggio? È il mio preferito, diciamo. Mi di quale cosa? Genshin Impact. Esatto. Ragazzi, sta una moda esagerata di Genshin Impact. Fa una mossa del tuo personaggio. Fa una mossa del tuo personaggio costoso. Come che fai? Sinceramente non mi ricordo. Come non ti? Così, e così ammazza gli avversari. Esatto, poi. Così, e poi che fa? Così. E quelli dicono, Maron! Esatto. E cadono così, e cadono. Vabbè, qua invece se sta a palla, fammi vedere a palla, com'è che fa? Giusto? Come te chiami tu? Kuro! Kuro! Culo! Kuro! Kuro! Tu invece come te chiami? Soyo. Inato Soyo! Inato Soyo! Inato Soyo! Secondo me, raga, mi stanno a paracula, secondo me. Senti, dammi sta palla che vado a fare una partita! L'altro che gioca a palla, non sarei un po' troppo alto? Zip gioca a pallavolo. Sono alzatore. Là, tu lo alzi! Io lo alzo. È l'importante è saperlo alzare, raga! L'importante è che sei sempre alzato. Quello sempre comunque. Senti, perché hai scelto questo personaggio? Perché mi piace. Perché è il mio preferito tra quelli dell'anime. Come si chiama l'anime? Haikyuu. E il personaggio è Kenma Kuzume. Kenma Kuzume. Secondo me sti nomi mi stanno un po' paracula, secondo me. Io, ma invece c'è sta una tettuna esagerata. C'è sta una tettuna esagerata. Maron, come ti chiami? Raga, la faccia è qua, la faccia. Lurita parte. Vai, Ana, mena. Non ti avvicinare alle mie. Come te chiami, zi? Meiko Shiraki. Meiko Shiraki, tu invece? Personaggio tuo, come si chiama? Ana. Andrea. Lui invece è l'intruso. Chi sei tu? Andrea, lui invece è Andrea. Perché avete scelto questi personaggi, raga? Ma quale personaggio? Io sono Meiko. Tu sei, beva, fammi vedere, vabbè, raga, la faccia sta qua e non sta più giù la faccia. Cioè, è la prima volta che venite a Romix, raga? No, ci veniamo già da un paio di anni. Intonatemi, raga, la sigla del vostro desto anime. Intonatemi sta la sigla. Come fa la sigla? Come fa? Che Vegeta verrà castrato molto presto. Wonder Woman è arrivata con sto scudone e sta spado. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Allora, il mio primo personaggio che ho fatto, quindi sono affezionatissima. Personaggio in cui mi ci rivedo molto, è molto affine per alcune caratteristiche al mio carattere. Al tuo carattere? Quindi ci sono affezionata, mi piace. Prendi, vai in giro con lo scudo, se te rompo le palle gli sì, lanci lo uso come frisbee. Come frisbee, come scudo, ma è pesante, no, vedi, è bello, è leggero, è fattibile. Poi invece c'è sta pure Superman, c'è sta, ambe. Guarda che muffa, fai il muscolo, zi. Fai il muscolo, ambe, zi. Come te chiami tu? Fabrizio, la S sta per Superman, giusto? Anche stronzo a volte. Anche stronzo. Cioè, perché te fa caldo? È un po' sì. È un po' te fa capire, vabbè, sta sto sole, un po'. Te sei laccato un po' i capelli. Il fiato corto, se no usavo direttamente il fiato. Capito? Il fiato per rinfrescarti, ho capito. Senti, raga, fategli la mossa vostra dei Superman. Come che fai? Tu resti così e basta. Beh, tu invece. Il sole è uguale alla stessa cosa. È uguale così. Tu così e ammazzi gli avversari. Ti metti così, gli avversari fanno Aaron e cadono giù. E cadono giù, vabbè. Sta pure Capitano America. C'è sta Capitano America. Come te chiami? Cristiano, mi hanno appena rubato lo scudo. Cristiano America. Perché c'è questo personaggio? Come perché? È il capitano. Un capitano. C'è solo un capitano. Un capitano. Senti, ma quanto stai a fare la colla da 1 a 100? Sì. 105. Madonna, stai a fare proprio la colla. Ottobre doveva essere bello fresco, invece fa un caldo. Speravo che a ottobre, diciamo, si stesse bene, invece niente, proprio il sole
sole a catinelle proprio, esatto, capi? Senti, com'è la mossa? Non ti manco scudo, ti stanno rubato scudo, t'hanno... Ah, eccolo! Gli effetti speciali, esatto, con scudo arrivano. Esatto. Eccolo. Senti, com'è? O scudo, come fa vedere? Fa vedere com'è che fa o scudo? Ti metti così e quello fa. Si sente. Ah, ma quindi è proprio... Io mi do fastidio, sai quel di plexiglass fasulli, no, dei cinesi? Questa non è roba cinese. No, no. Non è roba. Spero, non lo so. Senti, fammi vedere quanto pesa, fammi vedere. Vai. Vabbè dai, non è tanto pesante, dai. Vabbè, e infatti, senti, io mo me ne vado in giro, faccio così, faccio e vado un po' a rompere palle a qualcun altro. E Olmaito! Senti, come te chiami? Mi chiamo Raffaele, molto piacere. Raffaele, senti, sto coso qua che cos'è, mo dici? Questo praticamente l'ho rotto io e ci sta il QR dove è possibile raggiungere il mio profilo Instagram. Okay. Nel caso qualcuno lo volesse raggiungere. Vedi, faglio vedere bene, raga. Andate da lui e seguitelo così. Grazie, vedi, mille. Pubblicità, vedi. Questa invece è la tua carta d'identità. Esatto. Mi pare un po' diverso. Eh sì, qua praticamente quando non faccio palestra da qualche settimana. Tu quindi, cioè, quando fai palestra te pompi, esatto, tutto, sì. Quando esci da palestra te sgonfi, sì, diciamo. Certo. So, capito. Senti, fa la mossa di All Might, com'è? Questa qua. Plus Ultra! Oh, ha capito, raga. Sai perché hai scelto sto personaggio? Beh, un po' per la mia altezza, perché la mia altezza comunque aumentava un po' il pregio del personaggio. Ci sta. E due, in realtà la scelta era perché dovevo fare un cosplay di gruppo con dei miei amici. Siamo riusciti, tra virgolette, a vederci qualche ora al comico, non siamo mai più visti, quindi ho continuato per la mia strada. Però sta bene, queste sono le corna che, esatto, gli ha messo la moglie, mi dispiace, esatto. L'importante è saperle portare, l'importante. Sì, infatti vado a fare visite psichiatriche. Bravissima. Ma vabbè, io raga vado a rompere palle a qualcun altro cosplayer. Edoardo Mani di Forbice. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Edoardo e faccio shampoo, balsamo, barba, capelli, tutto 10 euro. Venite da noi nella nostra boutique, non ve ne pentirete, giusto Vegeta? Ah, perfetto, infatti si vede quando lui si fa la barba, vedi? Sì, assolutamente, sono precisissimo, sì è liscissima. Io non taglio nessuno, fidatevi di me. Senti, ma io il mio dubbio, che credo abbiano anche loro il dubbio, ma quando poi vai a cacare il bidet come cazzo lo fai? Allora ragazzi, io ho chiesto consiglio a Capitano Uncino, che facendo il bidet purtroppo si è castrato, e quindi siccome non voglio fare la stessa fine, chiedo a qualcuno di aiutarmi nel fare il bidet. Raga, commentate sotto chi vuole farmi il bidet, come lo fecero alla regina, come lo fanno a Re Carlo, lo venite a fare Edward Mani di Forbice. Lui si mette così a pecorona, si mette e voi venite, buttate un po' d'acqua. Gli fate il bidet, gli fate. D'estate sono disponibile anche per andare a mare, a Ostia Beach, giusto? Vi va pure il sashimi. Sì, il sashimi. Di tonno, di granchio, di assolutamente, di sì, ci divertiamo e mangiamo. Fa vedere queste cose, quindi raga, mi raccomando, andate e fatevi tagliuzzare, diciamo. Vabbè, senti, noi andiamo a tagliuzzare, andiamo a tagliuzzarlo. Tu chi sei? Goku Super Saiyan Blue? E sono quello spoiler del nuovo film, che deve ancora uscire. Ah, ragazzi, piccolo spoiler. Tu invece chi sei? Io sono il cugino brutto, invece. La cugina di Broly. Brola. Sì. Tu sei Brola. Brola, sì. Ho capito, tu sei Brola. Senti, raga, perché avete scelto sti personaggi? C'avevo a casa la parrucca già fatta dall'altro Romix e ho detto lo porto di nuovo. Infatti, ragazzi, se vi ricordate, sì, la memoria può essere quella, e lui lo stesso che abbiamo intervistato pure quest'anno, lo intervistiamo. Senti, ripeti, qua. Come te chiami? Lil Camina su Instagram. Bravi ragazzi, andatelo a seguirlo. E tu invece come te chiami? Io sono Trash Cosplayer su Instagram. Trash Cosplayer. Raga, tu stai a fa' colla in maggio, quanto cazzo stai sudando però? Parecchio. Infatti, però sono nell'angolino all'ombra, se ci fai caso. Vedi ragazzi, sta proprio angolino ombrato, quindi state così, perché se vai al sole proprio prendi sì, fuoco. Sì, sì, assolutamente, tipo sei i pacchetti di spazzatura lasciati al sole che si sciolgono. Arriva l'ama e te porta via. Senti, a sto bastone, che ce fai con sto bastone? Non posso darlo in testa a nessuno perché è fatto di carta, sennò... Però di solito tu con sto piccone lo dai alle persone, questo giusto? È di Minecraft in realtà. Di Minecraft, quindi
quindi sono due cose differenti. Sai raga, io mo vado con sto coso e gli vado a tirare a qualcuno. Se non vi iscrivete al canale, anzi ragazzi, quindi ditelo anche voi ragazzi, che chiudiamo il video con voi, chiudi il video ragazzi, iscrivetevi al canale raga, diciamolo pure voi, iscrivetevi al canale, dai, esci, dai, e noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao cari.